Sono vette che arrivano fino a 2000 metri sul livello del mare. Noi possiamo definire, dico sempre, che la Calabria è una montagna in mezzo al mare. Capite bene che sul vino questo incide, perché possiamo andare. Ci sono ormai vigneti che arrivano anche fino ai 1000 metri, quindi sicuramente sugli 800 metri ormai è normale. Questo incide sull'equilibrio del vino. Chiudo ovviamente dandovi delle informazioni su quello che è oggi però il vino. Intanto 4 uve rosse tra le più diffuse. Paradossalmente noi abbiamo molta più diversità sulle uve bianche che non sulle rosse, eppure il sud è vocato tradizionalmente, storicamente, per la produzione di vini rossi. E noi tra i vini rossi o tra i vitigni rossi ovviamente conoscerete certamente il Gaglioppo, che è il principe del Cirò. Gaglioppo ha caratteristiche, lo sapete, scarico di colore, un po' della famiglia dei, possiamo definire, dei Pinot Noir, dei Nebbioli, cioè scarichi di colore, però con una bella freschezza, una bella acidità che conferisce al vino anche longevità. Diciamo che queste caratteristiche di acidità propria del Gaglioppo gli dà anche la possibilità di essere uno dei territori più vocati per la produzione dei vini rosati. Voi sapete che in Italia è stato costituito un consorzio, un'associazione, si chiama Rosa Autoctono, che mette insieme 7 territori che producono rosati per vocazione, per storicità, che hanno l'intento di valorizzare questa tipologia di vino. Il Cirò è uno di questi consorzi, insieme al Salento, il Bardolino, sapete un po' quelle che sono le zone. C'era solo l'Abruzzo. Dopodiché, spostandoci nelle Terre di Cosenza è una zona molto diversificata, molto ampia. Terre di Cosenza è una denominazione che ha messo insieme 10 anni fa 7 ex DOC piccole, quasi scomparse, per dare più forza, tutto intorno a un vitigno che li rappresenta, che è il Magliocco Dolce. Il Magliocco Dolce, al contrario del Gaglioppo, invece è un vitigno ricco, generoso. Quando faccio il paragone fra il Gaglioppo e il Magliocco, dico il Gaglioppo è un vitigno avaro. Per avere dal Gaglioppo diciamo, quello che ti serve, lo devi coccolare per tirare tutto quello che il vitigno ha e può dare. Sul Magliocco invece, il Magliocco Dolce, devo stare lì a controllare, altrimenti diventa esuberante per i troppi tannini, per l'acidità, rischio di fare un vino grezzo se non faccio una produzione oculata. Dopodiché, spostandoci sul Vibonese e l'Ametino, abbiamo il Magliocco Canino e poi nel Regino contaminazione con la Sicilia, la vicina Sicilia, quindi Nerelli, Nero d'Avola o Calabrese. Sapete benissimo che il Nero d'Avola si chiama Calabrese o Nero d'Avola, ci sarà un motivo. C'è la diatriba con gli amici siciliani se Calabrese si derivi da una località nel Siracusano che si chiamava Calaurisi, una cosa del genere, oppure dal fatto che ci sia questa contaminazione. Chiudo con i vitigni bianchi. Vitigni bianchi molto interessanti erano mescolate nelle uve rosse per dare vini rossi fino a qualche anno fa, fino a 30 anni fa noi quasi non producevamo vini bianchi, se non che andando a rovistare nei vigneti e a cercare queste piante delle uve bianche, noi siamo usciti fuori con una serie di vini bianchi interessanti. Il Greco bianco ovviamente su tutti quanti, sui greci ovviamente c'è un po' di confusione ancora, perché non solo in Calabria, dal Greco di Tufo al Greco di Bianco al Greco al Grechetto, insomma ci sono una serie, ma questo perché tutti i vitigni che provenivano dalla Grecia venivano chiamati Greco, quindi c'è ancora tutto un lavoro da fare in questo senso. Dopodiché un altro vitigno interessante che sta uscendo come uve bianche vinificate in purezza è il pecorello, ne avrete sentito parlare, ormai molte aziende fanno pecorello che non ha niente a che fare col pecorino della zona dell'Umbria e dell'Abruzzo, guarnaccia bianca, mantonico bianco, zibibbo. Lo zibibbo, sul mantonico e lo zibibbo consentitemi un ultimo minuto e vi lascio davvero tranquilli. Lo zibibbo in Calabria viene prodotto secco ed è prodotto, vinificato, imbottigliato e venduto commercializzato dal 2013, perché fino al 2013 voi vi ricorderete che la legislazione italiana classificava i vitigni per 3 gruppi: vitigni da vino, vitigni
da uva da tavola e vitigna a duplice attitudine. Ora l'elenco delle uve da tavola è ortofrutto, ma non è più settore vitivinicolo. Però fin quando era settore vitivinicolo, ma ancora oggi, l'uva da tavola è vietato vinificare. Questi elenchi venivano aggiornati per regione, ogni regione aggiornava il suo. Quindi la regione Sicilia ha inserito lo zibibbo fra le uve a duplice attitudine. La regione Calabria 30 anni fa, non so, il funzionario che fece questa scelta, lo iscrisse fra le uve da tavola. Quindi ne decretò praticamente il divieto della vinificazione quando nella zona di Pizzo, Francavilla Angitola, ma un po' su tutto il Tirreno, c'era una tradizione importante di vinificazione dello zibibbo, non dolce come la Sicilia, ma secco. Se non che nel 2013 l'ARSAC, io rappresento Astero, vuole dei dossier in cui tu dimostri sperimentalmente che quella varietà matura in un certo modo, noi queste cose ce l'avevamo sul campo praticamente e abbiamo sbloccato questa cosa nel 2013 dello zibibbo, cosa che ha portato immediatamente alla nascita di una prima azienda e dopo oggi a 10 anni ci sono 6 aziende tutte condotte da giovani che fanno zibibbo, se quello commercializzano. Ultima nota, il mantonico. Ho tenuto per ultimo il mantonico perché in quella storia che vi ho raccontato del flusso dei vitigni, dei capostipiti, probabilmente il mantonico è uno dei vitigni che ha il DNA più antico. Detto sempre dal professor Scienza, lui ha scritto questo libro, La stirpe del vino, proprio dove certifica questa cosa, cioè inserisce il mantonico in quelli che sono i vitigni a DNA più antico. Come fa lui a decidere questo? Lo ritrova, pezzi di DNA del mantonico, li ritrova in molti vitigni attualmente coltivati nel mondo. Quindi questo vuol dire che probabilmente il mantonico ha una sua, diciamo così, ha un suo ruolo nell'aver generato i viti primogenitura.